10 alberi, tra i quali un abete, simbolo del Natale, sono stati piantati questa mattina nella cava del Castagnaro. L'ennesima manifestazione contro l'ipotesi di realizzare una discarica all'interno di quello che rappresenta un polmone verde per la città di Quarto e Pozzuoli. Il Castagnaro deve diventare uno spazio per vivere la natura ed è in quest'ottica che i circoli di Legambiente di Quarto e Pozzuoli, in collaborazione con la scuola elementare Elsa Morante, afferente al secondo circolo didattico e l'amministrazione comunale puteolana, ha organizzato la Festa dell'Albero. Un progetto cominciato nelle aule e conclusosi in una mattinata all'interno della riserva naturale del Castagnaro. Ai giovani alunni è stato insegnato il valore della natura che ci circonda e quanto sia importante tutelarla attraverso piccoli accorgimenti, partendo dal riciclo di oggetti di uso comune. Ed è proprio con materiali di scarto che gli alunni dell'Elsa Morante, dando sfogo alla loro creatività, hanno creato gli addobbi per lo speciale albero di Natale del Castagnaro. Sull'abete sono inoltre state appese le lettere che i giovanissimi ambientalisti hanno scritto al sindaco di Pozzuoli per chiedere di farsi portavoce delle loro battaglie contro la discarica. Per l'occasione era presente anche l'assessore con delega all'istruzione pubblica di Pozzuoli, Alfonso Trincone, che congratulandosi con i ragazzi per il lavoro compiuto ha garantito che tutti i loro pensieri saranno consegnati al sindaco e che a breve verrà organizzato un consiglio comunale dei ragazzi monotematico che tratterà proprio della cava del Castagnaro. È necessario, ha affermato l'assessore, che la tutela del territorio parta dai più giovani. Le discariche sono obsolete, bisogna puntare su altre soluzioni.